Ragazzi, oggi è il giorno del primo colpo. Bello questo, ragazzi, bello. Una scatola vuota. Ciao a tutti ragazzi e bentornati e soprattutto buona domenica. Come avete letto dal titolo, oggi andiamo a fare un mega unboxing di un sacco di prodotti che ho acquistato direttamente all'interno del mio canale Telegram delle offerte. Infatti in queste settimane, grazie alle varie promozioni di Amazon, c'erano davvero un sacco di sconti e di prodotti usati che davvero valevano la pena essere acquistati, ed aggiungendo le promozioni per voi, alla fine sono andato ad acquistare anch'io parecchia roba. Ma sono anche contento perché alcuni prodotti mi servivano e sono veramente una figata. Prima di cominciare con il video, come al solito ragazzi, vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non lo aveste fatto, mettete un bel like a questo video e detto ciò, cominciamo! Direi di cominciare da lui, da questo prodotto che come vedete è già aperto, ed è già aperto perché ragazzi, perché come al solito quando non so qual è l'azienda e quando mi tocca pagare la dogana devo aprire i pacchi per poi capire chi è l'azienda, è un prodotto che alla fine dopo averlo aperto mi ha incuriosito quel minimino da provare a cominciare a dargli un'occhiata prima di farne un unboxing e basta, perché lui ha la funzione di andare a misurare anche la pressione sanguigna. È costruito anche in modo classico, non è nulla di che, e anche il monitor sinceramente non mi ha fatto impazzire quasi per nulla. Quello che ho fatto io ovviamente ragazzi è prendere i vari dispositivi che ho in mio possesso, come l'Apple Watch, per andare a confrontare quello che è il battito cardiaco, e devo dirvi che insomma tutto sommato e la misurazione mi sembra davvero precisa. Ho fatto anche la misurazione della saturazione del sangue e anche quella è risultata davvero davvero molto molto precisa, identica al mio iPhone. Ma quello che poi ho fatto è prendere ovviamente un misuratore di pressione, e anche in quel caso, che poi la funzione per cui è stato pensato, si comporta egregiamente, devo dire. L'unico difetto credo attualmente è che la basetta di ricarica innanzitutto non ha un attacco tipo C ma ancora un attacco micro USB, ma vabbè, non è molto importante questo. E l'altra cosa è che mi sembra esserci la batteria durare davvero davvero poco. Vi farò sapere comunque all'interno di un successivo video, se ne vale la pena, di come si comporta nel dettaglio questo dispositivo. Credo possa essere un qualcosa in più che probabilmente fa piacere avere addosso. Lo proverò e vi farò sapere eventualmente più avanti. Ma passiamo al dispositivo successivo. Al primo colpo. Oh sì, questo è un piccolo accessorio, ragazzi. Fa parte della galassia di Xiaomi. E come vedete, ragazzi, è fantastico. L'avevo già visto in un po' di video. È un piccolo misuratore, un piccolo metro digitale. La particolarità di questo prodotto, oltre ad essere davvero esteticamente una bomba, ragazzi, è veramente una figata assurda, ha l'attacco tipo C per la ricarica, quindi insomma davvero fighissimo, ma soprattutto ha un piccolo monitorino che ci permette di vedere la misurazione qui sopra, la batteria restante. Fantastico, davvero fantastico. Adesso al volo voglio provare a fare una misura. Ho ovviamente un punto rosso che mi fa vedere dove sto misurando e mi dice che la distanza che ho appena misurato è di 1,71 m. La particolarità di questo metro, ragazzi, non è solo l'essere molto preciso, e posso assicurarvelo perché l'ho testato personalmente, ma è proprio che possiamo andare, ad esempio, come in questo caso, a fotografare il mio salotto, dare i parametri e comunque andare a prendere le misure date da lui grazie al Bluetooth e trasferirle direttamente sull'immagine per poter fare una cosa come questa. Inoltre tutte le misure che vengono fatte comunque vengono raccolte all'interno del metro, come vedete, così da poter tenerle direttamente all'interno dello smartphone. Quindi è un prodotto molto molto smart, più di altri sicuramente, e a questo prezzo una figata, ragazzi, una figata. Secondo pacco, ragazzi, e secondo voi perché questo è già aperto? Beh, non è colpa mia questa volta, ma è colpa di mia moglie. Perché? Perché mi ha fatto aprire il pacchettino convinto fossero degli oggetti di giocattoli per lana. In realtà no, è uno spazzolino targato Apex. Ho comunque dato un'occhiata al sito, c'è possibilità di pagare con PayPal, quindi se vi interessa eventualmente avete tutte le sicurezze e le certezze di fare un pagamento sicuro. Al suo interno c'è questo spazzolino, come vedete, e la prima cosa che ho notato che mi ha fatto piacere è che la sua basettina di ricarica, oltre ad avere questa zona dorata, insomma, che non mi fa impazzire, ha un attacco USB standard, quindi potete tranquillamente portarvelo con un caricatore, con un power bank e eventualmente caricare
ricaricarlo. La batteria dura 180 giorni, ragazzi, quindi è batteria davvero molto molto longeva, e soprattutto è anche, ovviamente, come tutti gli spazzolini anche di marche più blasonate, con le classiche caratteristiche tridimensionali, se vogliamo, per andare a pulire i denti. Ha questa zona zigrinata per fare in modo, insomma, che non risulti troppo scivoloso, è impermeabile ovviamente. E poi all'interno della confezione ci sono le testine che vanno ovviamente installate sul nostro spazzolino, e sono ovviamente oscillanti. E come sentite dal rumore piuttosto importante, funziona. Devo dirvi che a livello estetico, cioè come design, come colori scelti, come impugnatura, è un dispositivo interessante, uno spazzolino carino, se vogliamo. Mi sembra costi intorno ai $50-$40, vi lascio comunque il link qui sotto in descrizione. Non c'è nient'altro da dire, ragazzi, non sono un dentista, però insomma, quello che deve fare credo lo faccia. Vi lascio tutti i link qui sotto e andiamo avanti. Al primo colpo, oggi la giornata dei primi colpi, nel senso che per aprire i pacchi è no che... facciamo le corna. E ragazzi, questo è un pulitore, insomma, permette di pulire monitor e tastiere del computer, del tablet e quant'altro. Io non so anche se capita anche a casa vostra, ma la mia signora ogni volta che vede il mio iPad o comunque la mia tastiera mi riempie di parole e continua a dirmi che è tutto sporco, non pulisco mai. Insomma, effettivamente fa un po' schifo quando arriva la luce nel monitor del mio... sto perdendo un po' di tempo perché non riesco ad aprirlo. Nel monitor del mio iPad è un po'... fa quasi impressione, no? Vedere quanto sporco si accumula direttamente su tastiera e quant'altro. Ecco, questo piccolo oggettino, questo piccolo gadget non fa altro che andare a darvi la possibilità di pulire con questa zona il vetro, comunque il pannello del nostro iPad o del nostro computer, e con questa spazzolina andare a pulire tutte, ovviamente, la tastiera piuttosto che la scrivania, insomma soprattutto le parti del computer, quelle che solitamente non andiamo mai a pulire perché lì al volo non abbiamo nulla. Ecco, questo è un oggetto per la mia scrivania, devo ancora finirla completamente, e quindi è un gadget di cui vi parlerò magari un pochettino più nel dettaglio. Davvero molto bello, ma andiamo avanti. Ragazzi, oggi il giorno del primo colpo, ma cioè, lo so che sembra che ripeto sempre le cose, ma cavolo! Bello questo, ragazzi, bello! Devo fare un video gadget e questo era in sconto all'interno del canale Telegram. Con poco più di 10 euro mi sono portato a casa, ragazzi, questo tappetino con tanto di luce, come vedete, notturna, quindi la potete tranquillamente usare anche per andare in bagno, se ve lo volete portare in giro e va in carica nel momento in cui andrete ad appoggiarlo, ha l'attacco tipo C qui dietro per ricaricare ovviamente sia lei che anche il tappetino per la ricarica wireless dei vostri smartphone, quindi parlo di iPhone o qualsiasi dispositivo Android, con ricarica abbastanza veloce proprio in wireless. Carina, la metterò nella mia scrivania, o meglio nel mio comodino in camera, e detto ciò, andiamo avanti. Come vedete, questo è un altro scatolone, o meglio è la scatola di vendita di il trio Orbi di Netgear. È un sistema mesh Wi-Fi 6 e faceva parte di quei prodotti con sconto 30% ulteriore di Amazon Warehouse. Però mi sarei aspettato almeno una confezione di copertura. Guardate com'è arrivata la scatola rovinata, ed è davvero un peccato, anche perché nella, diciamo, in Amazon c'era scritto venduto come nuovo praticamente, no? E la scatola, diciamo che non mi convince tanto che sia così nuovo. Andiamo a vedere qui. Sì, dai, mi sembra tutto ok. Questo mi sembra abbastanza a posto, e anche questo mi sembra a posto, e anche questo mi sembra a posto. Ok, volevo prenderli per un motivo solo. Qui c'è un po', è un pochettino segnato, non è proprio usato come nuovo. Li ho presi per un motivo, perché in sostanza non ho un Wi-Fi 6 in casa, voglio capire se effettivamente con questo vado a migliorare ancora di più la velocità e la connessione dentro casa. E quindi, insomma, ragazzi, poi vi farò sapere se questo in accoppiata alla connessione internet di AlpSim che vi ho fatto vedere, insomma, qualche giorno fa, se le cose migliorano ancora oppure no. Comunque, dai, a metà del prezzo può anche starci, ma vi farò sapere sicuramente se ne valse la pena. E andiamo avanti. È poco soddisfacente questa scatola, ragazzi. Non riesco ad aprirla con il solito limbo di...
Amazon, e Poco non è a caso perché al suo interno c'è il Poco F3, ragazzi. Allora, questo in realtà non l'ho preso per me, l'ho preso per un amico che mi ha chiesto di acquistarglielo, è in Amazon Warehouse anche lui, l'ho pagato poco più di 200 euro, quindi quasi 130-140 euro in meno rispetto al prezzo reale di vendita dello smartphone. È nella variante, se non ricordo male, 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Io non l'ho ancora mai provato e sono curioso di testarlo, ma per farlo, ragazzi, scrivetemi qui sotto se vi interessa una chiacchierata su di lui da parte mia. Se qualcuno di voi mi scrive, Gesualdo, facci sapere cosa ne pensi dell'F3, vi porterò sicuramente un video, altrimenti forse lo porterò lo stesso, vedremo. La cover è qui dentro, sembra tutto in ordine, vediamo qui. Io non l'ho mai visto dal vivo, ragazzi, la prima volta che vedo questo smartphone. Il colore, devo dirvi, che è molto molto tamarro, ma anche figo allo stesso tempo. Mi piace questa doppia lavorazione del vetro qui dietro, molto carino, ma soprattutto anche a livello estetico è una macchina, insomma, molto carina. Mi piace un sacco. Vediamo il resto della confezione, visto che è un prodotto usato. C'è il caricatore rapido, il suo cavettino, e lo smartphone non ha la pellicola preapplicata, ma non ha nemmeno un segno. Vediamo se si accende. Sì, dai, è tutto a posto, il display è intatto, la macchina è perfetta, non ha segni. Se il mio amico non lo vorrà, ragazzi, ovviamente lo metterò in vendita all'interno del canale Telegram, così se qualcuno di voi lo vuole, a prezzo per cui l'ho pagato io, ve lo faccio avere, e l'ho pagato davvero davvero poco. Ma andiamo avanti. Questo pacco arriva dalla Cina. Invece no, in realtà ha un sacco di scritte cinesi, ma in realtà probabilmente dovrebbe arrivare da Milano. Se non vado errato, dovrebbe essere un altro dispositivo di test. Madonna mia, ragazzi, che bestia per internet. E cerco di tirarlo fuori da qui dentro senza fare danni. E infatti, ragazzi, è proprio lui, è lo Xiaomi Router AX 9000, come vedete. È uno dei router, diciamo così, più performanti della famiglia Xiaomi. Ovviamente è un Wi-Fi 6 di ultima generazione, ma la particolarità di questo prodotto è che ha ben 12 antenne inserite all'interno delle 4 antenne che vi farò vedere tra un attimo, oltre ad una rete specifica per il gaming, oltre ad avere un sistema di ventilazione interno che gli permette, insomma, di essere sempre bello fresco anche quando sotto stress. Quindi è davvero una macchina importante, sia a livello di prezzo, perché sicuramente non è economico, ma soprattutto a livello performance. Wow, che confezione, che figata. Vediamo un attimo. Beh, che confezione, ragazzi, brava 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 Xiaomi. Credo sia la prima volta, avete visto quello di un attimo fa, no, di trovarmi di fronte ad un modem con una confezione di questo genere. Figata assurda, atomico davvero. Ma poi guardate che bestia, cioè questo qui, mamma mia, è pesante anche, ragazzi. Questo qui, se lo vede mia moglie di notte, prende paura, pensa che sia un ragno. Beh, ragazzi, è bestiale, guardate che bestia, cioè incredibile. In sostanza, qui dentro ci sono le 12 antenne che vi ho appena detto, ce ne sono 3 per ognuna di queste gambe di questo ragno gigantesco. Pensate che qui nella parte superiore questi LED si illuminano e si può anche decidere che colore dargli, proprio per andare ad abbinarlo magari a quella che è la nostra zona gaming e quant'altro. Quindi veramente una figata, lo proverò sicuramente, perché voglio capire le sue performance, se vado a migliorare ancora di più quella che è proprio la connessione dentro casa. Ringrazio Xiaomi per questo prodottino, e ragazzi, tranquilli, devo fare un video di tutti i modem e router che ho a casa in test per capire qual è la configurazione migliore dentro casa mia, e quindi sicuramente ve ne parlerò più avanti. Davvero una figata, però esteticamente deve piacere, ma incredibile, guardate che roba, mamma mia, pazzesco. Ecco, quando ho visto questo aggeggio, questo secchiello targato Wilpi che viene venduto su Amazon, ho pensato, perché non provarlo, ragazzi, non mi è stato inviato, costa circa 110 euro. E voi direte, tu sei un pazzo a spendere così tanto per un secchiello di plastica. E voi avete ragione, perché in realtà, ragazzi, non è un semplice secchiello di plastica, ma è un secchiello di plastica
praticamente smart. Come vedete, questa è la parte superiore, questo è l'alimentatore, purtroppo va alimentato, non è a batterie. Ma ciò che ragazzi è fantastico è che questo prodotto adeguato e pensato per i rifiuti organici vi permette teoricamente di non avere più odori e soprattutto andare continuamente ad avere moscerini in giro per casa quando fa tanto caldo. Al suo interno ci sono dei manualini di istruzioni davvero molto molto risicati, un fogliettino, e lui in teoria cosa fa? Va praticamente a togliere l'aria all'interno, no, di questo secchio grazie alle guarnizioni che ci sono qui ai lati, andando a togliere l'ossigenazione e dandogliela ogni tanto, ogni tot di ore, dovrebbe permettere a tutto l'organico all'interno di questo, che poi è questo qua realmente il contenitore, no, il secchiello dell'organico, gli permette di non decomporsi e quindi di non fare odori e di non creare appunto tutti i moscerini e quant'altro. Il prezzo non è di certo basso, perché appunto sono 115 euro. Per ora vi lascio il link in descrizione, se voi l'avete già provato fatemelo sapere qui sotto, che se sono soldi buttati ovviamente ne farò reso, anche se spero proprio di no ragazzi, perché mi serve un aggeggio come questo, perché casa mia è un disastro. Link in descrizione. Ok ragazzi, siamo arrivati finalmente all'ultimo pacco. Anche sta roba qua devo averla comprata tutta io e in parte anche mia moglie, se non vado errato. Apriamo tutto, ci sono diversi pacchi. 1, 2, 3, 4. Sto facendo i disastri. Una scatola vuota. Ok. Oh sì, allora io una già l'avevo presa, questa è la seconda, però la prima mi è arrivata con la sua scatola, mentre questa è arrivata così, senza scatola, con il caricatore. Ragazzi, sono delle lampade della Philips Hue, ne ho già una e questa andrà ad accompagnare insomma l'altra, per aiutarmi a dare luce magari ad uno smartphone o alla scrivania quando devo fare i miei video. Credo sia completamente scarica, perché la particolarità di queste lampade, oltre a far parte dell'ecosistema Philips, quindi utilizzabili tranquillamente con Alexa e ovviamente con l'applicazione Hue di Philips, e ha la batteria interna, dura circa 3 ore e mezza, 4 in base alla potenza con la quale andrete ad utilizzarla, perché ha diverse potenze selezionabili sia da app che da qui dietro, e potrete andare ad impostare tutti i vari colori RGB proprio nello stile classico di Philips. E anche esteticamente devo dirvi sono molto molto belle. Costano circa 75-70 euro l'una, io le ho pagate 30 euro, usate come nuove. In realtà sono perfette, manca la confezione, meglio così non la devo buttare io. E qui c'è il suo alimentatore. L'unico difetto, o meglio l'unica cosa che non mi piace di queste lampade, che ho scoperto visto che una mi è già arrivata, in primis l'alimentatore con un attacco proprietario, quindi se si perde questo non le potete caricare assolutissimamente con un altro caricatore, sarebbe stato molto molto più intelligente inserire un attacco tipo C. L'altra cosa, non c'è modo, almeno non ho ancora scoperto come, se c'è fatemelo sapere, di sapere a che punto è la batteria, se è a metà, se è carica, se è scarica. A un certo punto questa quando si spegne fa tre lampeggi e muore, quindi è un po' un peccato. Mi sarei aspettato all'interno dell'app di sapere la percentuale della batteria prima di restare a piedi. Detto questo, a metà del prezzo secondo me è un affare, e questa è davvero perfetta. Andiamo a vedere poi gli ultimi due pacchi, usato come nuovo. Ragazzi, mi è partito davvero l'embolo dell'usato come nuovo, per fortuna è finita sta settimana. Allora, cos'è questo ragazzi? In pratica ragazzi, qui dentro cosa fate? Ci infilate la ciabatta, qualsiasi ciabatta che avete in casa, tipo quelle che tenete solitamente a pavimento, però che avete tutti i fili e le spine sparpagliate, la infilate qui dentro, fate uscire i cavi qui ai lati per andare a collegare i vostri dispositivi, e quindi praticamente diventa una scatola, un contenitore per le ciabatte. Io non sopporto vedere le ciabatte a terra con tutti i cavi sparpagliati,
che poi in qualche modo, o perché devi lavare il pavimento o perché c'è il robotino e passa, è tutto buttato lì alla cavolo, mentre mettendoli lì dentro avete solo il cavetto che esce e basta. Fantastiche, costano sicuramente troppo da nuove, l'ho pagata poco più di 5 euro usata come nuova, anche se ha qualche segno non me ne prego una mazza, tanto la dovrò tenere appoggiata a pavimento, quindi credo sia davvero un ottimo affare. L'ultimo prodotto, eccolo qui, questo non è nulla di tech, ma siccome sono certo che chi mi segue a casa avrà un cucciolo, un cane, un gatto e lo trasporta in auto, voglio farvi vedere cosa ha scelto la mia signora. Ogni tanto mi giro qui dietro per guardare se c'è ancora roba, per fortuna non c'è più niente ragazzi, perché non ce la faccio più. Ma vi faccio vedere cos'è. È il classico, la classica copertura per i sedili posteriori delle vostre auto, delle nostre auto, ma completamente grigio nella parte interna dove i nostri cucciolotti vanno ad appoggiarsi. Perché l'ho acquistato grigio, ragazzi? Ed è giusto, perché i peli del mio cane, che sono chiari, in un tessuto completamente nero mostrerebbe ancora di più lo sporco che va ad accumularsi, o comunque tutta la peluria del mio cane. Invece in questa colorazione il tutto sembra, diciamo così, un pochettino meno sporco, no? Quindi anche quando apriamo la porta e c'è qualche pelo in giro, sembra siano meno rispetto a vederli su un prodotto identico tutto nero. Infatti ne ho uno molto simile in auto nero e sembra completamente sporco ogni volta. È davvero fatto bene, perché come vedete qui intanto c'è questa rete che vi permette di andare a interagire con il vostro cucciolotto, poterlo aprire un pochettino per fargli due coccole e poi eventualmente chiuderlo, ma comunque lui potrà vedervi da dietro i sedili rispetto a voi, quindi non si sentirà solo ed escluso nei vostri viaggi. Beh, devo dirvi che mi sembra anche ben costruito, mi sembra averlo pagato circa 30-35 euro, vi lascio ovviamente come al solito il link in descrizione, vi danno anche, se non vado errato, la cintura per il cane, quindi per attaccarla nelle cinture e poi attaccarlo, sapete che è obbligatorio sopra un tot di chili mettere la cintura al vostro cagnolino, quindi vi danno anche quella. Ed è perfetto, come mi aspettavo. Ho aperto tutto, comunque l'unboxing di oggi è finito. Come al solito, se siete arrivati fin qui, vi voglio bene, avete avuto un gran coraggio e vi chiedo quindi un ultimo sforzo, mettete un like e iscrivetevi al canale. Vi ricordo che tutto quello che avete visto lo troverete qui sotto il link in descrizione, anche lo spazzolino cinese che avete visto molto molto particolare. E detto questo, noi ci vediamo sicuramente prestissimo per un'altra chiacchierata, sempre qui all'interno del mio canale YouTube. Ciao ragazzi, e alla prossima! Se avete voglia, qui dietro c'è un sacco di roba da pulire, se volete venire a darmi una mano ragazzi, perché quando gli unboxing sono belli, no? Voi vi divertite, vedete? Quando è ora di pulire, ragazzi? Quando è ora di pulire? Mi viene a fare il segno della croce, cioè io adesso per uscire da qui dentro non... E devo chiamare i pompieri, o devo uscire dalla finestra. Vabbè ragazzi, dai, ciao, alla prossima.